Beh ragazzi, e allora sono qui nel campo prove e ho cambiato la centrale elettronica al GM6 del cliente e adesso naturalmente faccio una prova di collaudo, lo accendo e faccio qualche regolazione. Il problema che aveva l'altro strumento, cioè questo qui, che messa la batteria si accendeva subito, spento. Come lo spegnevo, dopo 2-3 secondi si accendeva subito automaticamente. Facendo un'analisi e un controllo della scheda, qualche tratto di ossidazione c'era, probabilmente che mettevi in cortocircuito qualche componente per la riaccensione successiva ad ogni spegnimento. Adesso l'apparecchio è acceso. Aumento un po' la discriminazione, guardate com'è stabile, guardiamo un po' le regolazioni, programma e relic, ok, frequenza la usiamo a 15, che è un'ottima frequenza, lo sapete che il GM6 ha 5, 15, 30, mentre il nuovo GM7 è stato aggiunto un'altra frequenza, ma fa 4,4, 14, 24 e 44 kHz, hanno fatto spaziato di più, abbassando le frequenze e aumentando le frequenze affinché uno può cercare più a fondo con le frequenze da 4,4 e più sensibile con le frequenze da 44 kHz e ricerche classiche con la 14 e la 24 kHz. Guardate tanti video che sono già su internet, video di ricerche dal vero e vedete che apparecchio che è e specialmente, come dicevo prima, con i clienti danno ottime conferme di ritrovamenti. E prezzo, qualità, potenza, pure il GM7 costa quei 20 euro in più del GM6, 370 euro il GM7 Lite ed è un cercametallino che in questo prezzo qui vi darà tante soddisfazioni. Allora, la frequenza va bene, power Aict, power box e Aict, power boost che l'amplificazione è a 5 al massimo, soglia suono, segnale è a 90. E audio è a 31. Sentite, adesso è al massimo, è troppo. Ogni tanto ve lo ripeto così chi ce l'ha lo regola a piacere e consiglio di tenerlo regolato a un minimissimo livello di soglia appena udibile. Così legge il terreno come un libro e se c'è qualcosa sotto, tac, ve lo trovo subito. E tantissimi clienti, sia con GM6 che l'ho reputato per 3 anni miglior metal detector, prezzo, qualità, potenza, sensibilità che c'è in giro, che mi danno anche ottime conferme dai clienti, anche dalle vendite, e sia perché con questa sensibilità qui, come dicevo prima, si legge il terreno come un libro. Poi 33, 34, vedi, è giusto così. Discriminazione. Se uno vuole più stabilità mette un tono, se uno vuole sentire anche i suoni del ferro a tono basso mette due toni, possiamo mettere anche due toni, bitonale. Poi c'è volume del ferro, iron volume, io lo terrei più basso, lo terrei verso il 2 o il 3. Così il ferraccio vi dà un tono più basso e vi dà meno fastidio perché c'è tanto ferraccio in giro. Per i posti puliti potete tenerlo anche un po' più alto. Mentre non ferro volume, il volume generale, io lo metto a 10 perché dall'8 in su parte un amplificatore automatico che amplifica ancora di più la sensibilità del segnale ed è per questo che tanti clienti danno conferme che in posti già passati e trapassati si trova ancora. E difatti sentite che ha aumentato la soglia. Qui sapete che c'è il bilanciamento che si può fare in automatico. E 4-5 secondi lo fa. E adesso torno su a regolare il threshold audio.
e lo metto a 28-29, che è stabile in questa zona qui. Così è pronto per essere utilizzato. Ho fatto un po' di ripasso, ma uno che cerca sa già più o meno le regolazioni che sono per quelle zone, non c'è bisogno di stare a perdere 5-6 minuti a riprogrammarlo tutto. È sufficiente variare la frequenza e la soglia suono in base alla zona che siete, in base al tempo, se è più o meno soleggiato, se c'è più o meno trasmissione di radiosegnale. Guardate qua che gioiellino, legge il terreno come un libro. Ecco, io adesso l'ho messo al massimo, potenza massima, sensibilità massima, threshold perfettamente in soglia. E sapete già che quando c'è un tono tondo, alto, ben definito, è un oggetto buono. Quando fa clo 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 è ferraccio. Sentite, fa toc 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 clo clo. E lo vedete anche dal display, vedete? Il display è sulla zona sinistra dove discrimina, suona basso, fa clo clo ed è ferro, oppure è ferro arrugginito, cadmiato, eccetera, quando nel display saltano fuori tante righine. Questo è un posto campo prove molto sporco, lo tengo apposta così. Ecco, qui suona buono, vedete che il display fa una piramidina nella zona buona, e allora qui si deve scavare. Guardate anche il centraggio, centra l'oggetto dalla precisione che ha, centra l'oggetto in 4-5 cm. Praticamente non servirebbe neanche il pinpointer, ma come comodità e velocità di ritrovamento il pinpointer è utilissimo. Adesso ho anche pinpointer da 40 euro, che faccio la promo, 40 euro ai P68 subacquei, per chi compra un apparecchio che vuole anche il pinpointer, c'è questo qua a 40 euro. Guardate il sito www.metaldetector24.com, dove trovate tutte quante le novità, i video test, video manuali dei migliori metal detector. Ciao a tutti!